Bentornato oggi sul canale Italiani con notizie come. La maggior parte dei programmi televisivi più amati, anzi ormai è il caso di definirli capisaldi, di Canale 5 sono tutti collegati dallo stesso iconico volto che è Maria De Filippi. La conduttrice stava registrando una puntata di Amici 23 quando ha messo in mezzo uomini e donne, con chi? La prof. Alessandra Celentano. Sicuramente nella storia dell'ambita scuola situata nella casetta degli studi romani Mediaset tra i nomi e i volti più iconici c'è la temibile maestra di ballo. Alessandra Celentano o si ama o non si sopporta, è così con lei ad Amici 23. Dura, pericolosamente schietta ma dolce in segreto. A uomini e donne piacerebbe? Alessandra Celentano, sono fidanzata. E la frecciatina di Maria De Filippi. Secondo Maria De Filippi potrebbe trattarsi di un'ottima idea e a lei il fiuto non le manca di certo. Mentre era per l'appunto alle prese con gli Amici 23, la dolce metà del compianto Maurizio Costanzo ha sorpreso tutti con una proposta shock per Alessandra Celentano. Da decenni insegnante della categoria ballo nella trasmissione per giovani talenti. Tutto è nato per farle un complimento, la prof era molto, molto elegante. Ti ho anticipata. Va meglio? Quindi tu mi preferisci un po' più o un po' meno? Ha subito scherzato nello studio la maestra mentre la conduttrice continuava a stuzzicarla sull'outfit. Ti sei fidanzata? Le ha dopo chiesto. Sì ne ho due, tre, la replica. Poi te lo presento, non posso non farlo, ancora. Vabbè. Il giorno in cui smetterai di fare l'insegnante c'è sempre posto per te a uomini e donne over, l'uscita della De Filippi che ha fatto impazzire i fan. Ok l'ironia, ma vista la reazione entusiasta di vari online da cosa nasce cosa? Sarebbe stupenda vi prego, non aspetto altro adesso, ti prego Maria fallo davvero, scrivono su X.